Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi, giorno 19, è stato rilasciato quello che è un po' il report, se vogliamo dire così, di quello che sarà il gioco nelle prossime versioni o nelle prossime settimane. Vorrei fare un plauso comunque agli sviluppatori per il fatto che ascoltino la community, e i feedback fondamentalmente vengono sempre accolti in una maniera abbastanza ragionata, anche da un punto di vista proprio di sviluppo del gameplay, perché ovviamente i giocatori tentano sempre di agevolare la propria posizione, tentano sempre in un qualche modo di portare il coltello dalla parte del manico per quanto riguarda il giocatore, mentre invece il ruolo dello sviluppatore è quello di mantenere comunque una sorta di equilibrio tra, diciamo, tra entrambe le parti. E fondamentalmente Genshin, in base ai diversi aggiornamenti e in diverse situazioni, è riuscita bene o male quasi sempre a mantenere questo equilibrio. Quindi volevo cominciare appunto con questo grandissimo applauso. Anche se l'unica forse, come dire, pecca in questo momento, la vorrei sottolineare soltanto sul fatto di come hanno gestito la situazione Zhongli. Ma su quello ho già fatto un video a parte, quindi sinceramente parlando non mi interessa. Detto questo, parliamo fondamentalmente di ciò che è stato discusso in generale per quanto riguarda i nuovi update che verranno introdotti all'interno della nuova versione che a quanto pare sarà ufficialmente la 1.3. Cominciamo con la prima domanda che è stata fatta agli sviluppatori, ovvero quando arriverà una preinstallazione nelle piattaforme mobili? Diciamo che noi giocatori mobili vogliamo giocare prima di, diciamo il prima possibile, aggiornando comunque la versione di gioco. Quindi vogliamo in un qualche modo accelerare la possibilità di accelerare il gioco e successivamente giocare. Gli sviluppatori ci hanno risposto dicendo che rilasceranno una preinstallazione su dispositivi mobili prima dell'aggiornamento della versione 1.3. Tutto questo, ovvero questo pacchetto di preinstallazione, ridurrà il tempo necessario per aggiornare le risorse di gioco. È possibile ottenere questo pacchetto di risorse dall'ultima versione di gioco già installata tramite il menu di accesso, selezionare altro, preinstallazione, pacchetto risorse. Quindi è come se si potesse effettivamente avere una sorta di pre-download vero e proprio all'interno del proprio dispositivo che poi verrà arricchito soltanto con le novità che andranno ovviamente a scaricarsi nel momento. Bisognerà comunque utilizzare l'App Store o Google Play Store per scaricare sempre l'ultimo pacchetto di installazione del gioco. È ovvio che questa, può essere, diciamo, una soluzione per risparmiare tempo, ma che comunque poi l'installazione dei nuovi file deve necessariamente essere, applicata. E le risorse preinstallate avranno l'effetto automaticamente, una volta installate, di essere sostituite con quelle nuove. Quindi verranno poi successivamente, diciamo, il pacchetto ovviamente andrà sempre a sostituirsi. Quindi se voi adesso scaricate il pacchetto dell'1.2, quando sarà scaricherete poi il pacchetto dell'1.3 e via, eccetera, diciamo, e così via. Ovviamente fatto per un motivo logico, perché giustamente il pacchetto deve essere sempre una pre-installazione, quindi deve avere dei file di base che poi successivamente verranno aggiornati con quelli della versione nuova. E poi forniremo comunque ulteriori istruzioni, magari nelle versioni di gioco successive. Seconda domanda. Andiamo ancora avanti. Seconda domanda. Vorrei che potessimo tenere premuto un pulsante per aggiungere del materiale per migliorare le nostre armi. Ecco, questa è una cosa che in realtà da un lato è giusta, cioè da un lato credo che sia utile, e da un lato comunque sembra un po' una sciocchezza, dato che comunque possiamo fare gli auto, diciamo, l'aggiunta automatica per quanto riguarda gli oggetti per potenziare sia armi, che tutto. Non lo so, mi sembra un po' particolare. Magari qualcuno ha l'abitudine di selezionare il tutto manualmente, ed effettivamente selezionare manualmente, anche quando magari bisogna fare pochi livelli per scattare a quello successivo e magari si vuole ottimizzare il tempo, magari premere il tasto anziché premerlo ogni volta per aumentare il materiale, possa essere un po' fastidioso.
E comunque gli sviluppatori ci hanno subito risposto dicendo che sarete in grado di tenere premuto il pulsante sull'immagine dei materiali delle armi per aumentare o diminuire la quantità consumata. Quindi si avrà la possibilità di tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire la quantità di materiali utilizzati per il power up delle armi. Un'altra domanda che ha causato, anzi più che una domanda, una situazione che ha causato comunque un po' di confusione e anche un po' di allarmismo fondamentalmente all'interno del gioco era l'utilizzo dei joypad o collegamenti esterni per quanto riguardava un controller all'interno del gioco. Ci sono voci dove affermano ban o comunque sospensioni di account proprio perché sono stati rilevati come cheat fondamentalmente anche gli adattatori per quanto riguarda l'utilizzo di joypad all'interno del dispositivo mobile. Ora, io personalmente non ho prova di tutto ciò perché non ho visto effettivamente né comunicazioni né tantomeno notizie dove appunto veniva confermata una cosa del genere, però era giusto comunque informare la community che c'è chi ha lamentato questo discorso. C'è chi ha lamentato questo discorso e quindi di conseguenza abbiamo una domanda che per l'appunto è stata rivolta ai nostri sviluppatori dove vorremmo utilizzare i controller su dispositivo iOS. Ecco, su dispositivo iOS comunque i controlli sono forse un po' più rigidi rispetto alle versioni Android e quindi forse effettivamente ci sono stati qualche problema, c'è stato qualche disguido proprio a causa di estensioni o applicazioni che potessero registrare il controller come un qualcosa di esterno al gioco. La risposta è stata: gli sviluppatori hanno sentito le vostre grida, quindi le nostre lamentele diciamo sono state accolte, che poi più che grida dovrebbe essere i vostri pianti, i vostri piagnistei, no? Quasi un po' una frecciatina. Dalla versione 1.3 in poi, i dispositivi che hanno avuto i loro sistemi operativi aggiornati ad iOS 14 o superiore, adesso avranno la possibilità di poter tenere sotto controllo il joypad per quanto riguarda la versione wireless Xbox con la versione Bluetooth. Anche Xbox Elite Wireless Control Serie 2, PlayStation DualShock 4 Wireless Control e iOS specializzati controller Bluetooth. Dove ovviamente c'è un supporto parziale per quanto riguarda i controller iOS, dato che comunque non sono dei veri e propri controller riconosciuti come tutti quelli dell'Xbox o della PlayStation, e quindi potrebbero esserci un po' di problemi. Però la cosa importante è che finalmente sui dispositivi iOS potrà essere utilizzato un controller, quindi chi effettivamente lamentava questo problema adesso dovrebbe aver avuto una parziale soluzione. Altra domanda, vorrei che potessimo avere la possibilità di convertire i materiali. Questa potrebbe essere effettivamente una cosa interessante. Più che altro vorrei capire il convertire i materiali, che cosa voglio dire in particolare. Perché ci sono tanti materiali che vengono convertiti, ci sono tanti oggetti che possono fare molteplici funzioni, quindi il convertire materiali vorrei che magari fosse una cosa un po' più specifica, magari il cambiare gli oggetti, perché convertire i materiali sinceramente è una domanda forse un po' troppo generica. La risposta però è stata che comunque nella prossima funzione verrà attivata una conversione di materiale che sarà appunto attiva dalla versione 1.3 ed è già in fase di sviluppo, quindi verrà sicuramente rilasciata nel prossimo update, anche perché ci stanno già lavorando. Restate sintonizzati per i futuri annunci ufficiali riguardanti i materiali richiesti e le regole dietro questa funzione. Quindi ci sarà comunque una comunicazione aggiuntiva, magari con un prossimo Q&A così un pochettino particolare per quanto riguarda sviluppatori e giocatori, dove magari ci informeranno effettivamente sia come è stata per la resina condensata, sia per come è stato tutti quanti gli altri update, fondamentalmente ci diranno cosa potremo effettivamente fare. Questa invece è una domanda un po' più tecnica che in realtà mi ha un pochettino spiazzato, quindi magari qualcuno che può o potrà aiutarmi vorrei che mi scrivesse appunto sotto nei commenti
in modo tale che io possa comunque pinnare magari la risposta se la reputo effettivamente soddisfacente e se la reputo comunque corretta dal punto di vista anche di gameplay, perché mi sono informato un po' così alla carlona, ma non utilizzando comunque questo tipo di personaggi, purtroppo non ho i mezzi, e lo ammetto tranquillamente, non ho i mezzi per magari rispondere alla domanda in maniera proprio precisa, come solitamente sono adibito a fare. Quindi è una cosa che un pochettino mi urta, però se qualcuno ovviamente che ne sa più di me, perché è normale, possa tranquillamente essere, mi fa un favore se magari mi fa anche a me personalmente capire questa domanda, perché è abbastanza tecnica, se devo essere sincero. Le reazioni electrocharged, quindi tra acqua e tuono, innescate dalle Rain Sword ed Oz di Fischl, quindi Rain Sword di Xing Q e Oz di Fischl, innescano ancora il talento di Fischl Undone by the by Thy Sinful X quando né Xing Q né Fischl sono sul campo. Quindi la reazione, perché giustamente cosa succede? Succede che magari utilizzando Xing Q e utilizzando Fischl, almeno ci vado un po' a logica, poi magari qualcuno mi dirà se è giusto o sbagliato, perché giustamente utilizzando comunque Xing Q e Fischl si ha la possibilità di poterli sostituire ma sfruttare ancora i loro potenziamenti, tipo le spade di Xing Q e Oz di Fischl, che rimane comunque sul terreno, però il personaggio indicato può uscire dal campo senza perdere questi bonus, quindi le spade rimarrebbero sul personaggio attivo e Oz rimarrebbe sul campo. E quindi la domanda è: se io utilizzo Fischl e Xing Q all'interno della battaglia, però li sostituisco e quindi metto un terzo personaggio al di fuori di essi, la reazione o comunque l'effetto della passiva di Fischl si attiva lo stesso se i due personaggi non sono in campo? Beh, la risposta è no. No, non lo sarà. Undone by the Sinful X si verificherà o comunque si attiverà soltanto quando il tuo attuale personaggio attivo innesca una reazione elementale electrocharged. In altre parole, il tuo personaggio attivo deve usare i propri attacchi o le proprie abilità per innescare quella reazione elementale, per far sì che Undone by the Sinful X abbia effetto. Esempi di questo includono l'attacco normale di Barbara, l'attacco normale di Tartaglia, quando si usa Fall Legacy, Raging Tide, l'attacco normale di Lisa e così via. Quindi deve essere il personaggio attivo che innesca la reazione e non soltanto le passive, tipo è come se utilizzassi praticamente Zhongli, ad esempio, con le spade di Xing Q e Oz di Fischl. Attaccando provoco la reazione electrocharged, però non è provocata dal mio attacco normale, ma provocata dall'effetto delle spade di Xing Q, e quindi non si attiva la passiva di Fischl. Mentre invece se utilizzo un personaggio che ha il suo attacco normale elementale per attivare electrocharged, allora si attiva. Almeno questo è quello che ho capito io, ma magari qualcuno mi confermerà o mi smentirà sotto nei commenti. Inoltre abbiamo scoperto che se Oz viene riposizionando usando un'abilità elementale mentre in campo, l'effetto di Undone by the Sinful X potrebbe andare perso, quindi potrebbe perdersi l'effetto della passiva. Gli sviluppatori hanno già iniziato ad indagare e risolvere questo problema, a causa della preoccupazione che una correzione immediata possa innescare altri risultati imprevisti. Questo problema sarà risolto durante l'aggiornamento della versione 1.3. Quindi effettivamente questa è una bella domanda, abbastanza tecnica anche per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, proprio perché è veramente interessante. Quindi alla fine ci sta. Poi andiamo ancora avanti. Allora, perché il Fatui Aneboxer Vanguard non può più contrattaccare gli attacchi Geo? Non l'ho notata questa cosa in realtà. La Nemo Boxeur Vanguard non può contrattaccare gli attacchi Geo? Non ci ho fatto caso a questa cosa. In realtà, beh sì, effettivamente ho notato che il Boxeur praticamente fa lo scudo,
e protegge comunque gli altri. Questo sì. Però effettivamente non mi contrattacca più con il pugno, quello lì, diciamo col getto di vento. Mi ricordo che a un certo punto poi staccava la protezione, mi caricava addosso e mi dava questa specie di pugno col getto di vento. Ed effettivamente non l'ha fatto più questo. Gli sviluppatori hanno risposto: il disegno delle abilità Anemo, cioè il disegno delle abilità del boxeur Anemo, era destinata a reagire, oltre che con se stesso, soprattutto con acqua, fuoco, ghiaccio ed elettricità. Questo è in linea di massima il disegno che tutti i personaggi Anemo hanno le reazioni con il vortice, quindi con lo swirl, quindi con le reazioni di swirl, perché effettivamente reagiscono tutte con tutti gli elementi. Inoltre, quando l'Anemo Boxeur è stato rilasciato per la prima volta, non abbiamo tenuto conto di questo principio. E lo abbiamo progettato con una contromeccanica aggiuntiva agli attacchi Geo. Esatto, che era quello che effettivamente stavo dicendo prima. Questo si discosta dal precedente linguaggio di progettazione. Come tale, abbiamo rimosso la contromeccanica Geo dall'Anemo Boxeur nella versione 1.2 a causa di una nostra svista. Ah, ok. Questa modifica non si è riflessa negli annunci in tempo. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questo possa avervi causato. Ok, quindi praticamente è successo che loro hanno progettato praticamente l'Anemo Boxeur un po' come hanno progettato i personaggi Anemo in generale. Quindi hanno praticamente deciso di renderlo un po' più difensivo e capace di reagire con tutti quanti gli elementi. Solo che, così come i Geo e così come Anemo, che reagiscono praticamente con tutti gli elementi, quando si vanno a scontrare Geo e Anemo provocava una sorta di reazione diversa. Rispetto a tutte le altre. Successivamente, nella 1.2, questa reazione diversa è stata un attimo modificata e di conseguenza cancellata, a quanto pare, proprio per un errore, che hanno fatto gli sviluppatori di progettazione e che però non è stata avvertita o comunque non è stata avvisata, sugli annunci della 1.2. Quindi praticamente è come se fosse modificato l'Anemo Boxeur e quindi un ipotetico cheat, forse, almeno da quello che sto capendo, utilizzare un personaggio Geo contro di lui ci permetterà di non subire nessun tipo di counter. Quindi potrebbe essere carina la cosa, ma leverebbe secondo me anche un pochettino di sfida. E quindi spero che comunque la possano risolvere a breve. Numero 7. Perché il talento di Ganyu, Armonia tra cielo e terra, non influisce sulla sua Elemental Burst che lo attiva? Questa è una domanda interessante. Io Ganyu l'ho pullata da poco, quindi in realtà non l'ho ancora, diciamo, analizzata per benino. Per chi se lo fosse perso, l'ho appunto pullata in live ieri sera. Fortunatamente mi è uscita lei, quindi sto iniziando un pochettino a costruirla. Quando l'armonia tra cielo e terra sarà attivata, l'Elemental Burst di Ganyu sarà già stata scatenata. Come tale, non sarà influenzata da questo buff. Ecco, sì, effettivamente ci sta. Perché se non ricordo male, questo è il talento che praticamente permette a tutto quanto il party, che quando si effettua una burst si guadagna un 20% di Cryo Damage bonus, se non erro, su tutti gli attacchi AoE. Quindi effettivamente lei che prima deve attivare la burst per diciamo massimizzare la passiva, giustamente attivandola prima non può sfruttare la passiva, perché se avesse attivato prima la passiva e poi fatto l'attacco burst, allora avrebbe usufruito dell'effetto. Mentre invece facendo al contrario, purtroppo non è così. E quindi ne usufruiranno gli altri diciamo personaggi all'interno del team che avranno la possibilità di fare attacchi AoE magari di tipo Geo, scusatemi, di tipo Crio, e non lei stessa, che è un po' una cagata, se devo essere sincero. Però già comunque Ganyu è davvero forte. Poterle dare anche questa possibilità forse sarebbe stato un po' esagerato. Però ci sta. E poi ovviamente la domanda delle domande, che penso sia quello che tutti abbiamo chiesto e che tutti abbiamo lamentato, vorremmo avere più resina originale, quindi original resin. E questa è la domanda delle domande, è probabilmente la risposta delle risposte, quella che stavamo aspettando io in primis da più tempo. Perché, ascoltate bene, tutti gli eventi della versione 1.3
che non richiedono l'impegno di utilizzare resina. Anzi, no, tutti gli eventi della versione 1.3 che non richiedono. Aspetta, perché qua. Aspetta, sta frase. Che non richiedono della ley line o dei domini non consumeranno resina originale. Ah, ok, quindi tutti gli eventi a partire dalla versione 1.3 che saranno o i ley line, che dovrebbero essere comunque i, diciamo, i libri, diciamo le nuvole, no? Le nuvole che contengono i libri e le nuvole che contengono i soldi, non consumeranno resina originale. O anche i domini, quindi stiamo parlando anche dei domain. Cioè stiamo parlando anche dei dungeon, tecnicamente così. Non consumeranno resina originale. Anche la stragrande maggioranza degli eventi su larga scala nelle versioni future non consumerà resina originale. Questa è una notiziona pazzesca. Perché se davvero fosse così, il gioco migliorerebbe almeno del 90%. Cioè il fatto che comunque tu possa farmare i libri o i soldi senza resina è una cosa che dovrebbe essere già attiva dall'inizio del gioco, anche perché la puoi fare fino a 8 volte ciascuno, quindi diciamo che una volta che poi hai finito non le puoi fare più, quindi o che tu abbia sprecato resina o che non l'abbia sprecata, hai un cap, hai un limite. Se metti lo stesso limite magari anche nei dungeon, anche se spero magari un po' più, diciamo un po' di più per quanto riguarda i dungeon, sia per quanto riguarda artefatti, sia per quanto riguarda i talenti, tu mi stai dando praticamente la possibilità di giocare, perché io una volta che finisco la resina e non posso fare né dungeon, non posso farmare libri, non posso farmare nulla, mi stai praticamente togliendo la voglia di stare in gioco, quindi posso capire che tu lo faccia per evitare quei giocatori che tipo stanno attaccati al gioco per tutto il giorno. Sono d'accordo, ci sta, è un'idea che può essere corretta, però da un lato devi dare anche la possibilità a chi vuole giocare effettivamente di sfruttare la possibilità di poter giocare, e penso che questa sia la cosa che tutti stavamo aspettando, quindi dungeon e ley line completamente gratuiti, quindi senza l'utilizzo di resina, e probabilmente anche senza l'utilizzo di resina sicuramente non daranno più esperienza per quanto riguarda la crescita del rank. Almeno io personalmente farei così, perché se dessero comunque la possibilità di avere punti per il rank, sarebbe sì una scusa per poter farmare i livelli del rank, però da un lato forse andrebbe a penalizzare i giocatori più veterani, secondo me. Però alla fine sono contento che abbiano preso questa decisione, perché veramente ero stanco di dover aspettare sempre di accumulare la resina, staccare, riattaccare dopo un paio d'ore. Cioè, veramente, una rottura di palle. Io preferisco avere una sessione di gioco magari di un'oretta, due orette piene, dove mi metto lì a farmare e poi staccare, piuttosto che fare 20 minuti, stacco, 20 minuti, stacco, 20 minuti e via di seguito. Veramente sono molto contento di leggere soprattutto questo update, di sentire questa notizia, perché finalmente forse il gioco prenderà una piega molto 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 più interessante. Inoltre, la seconda risposta che viene fornita è che i nostri Battle Pass saranno risistemati, quindi saranno aggiustati e saranno, diciamo, reworkati nella versione 1.3 per avere ulteriori premi per quanto riguarda la fragile resign. Il pass battaglia, tra l'altro, avranno la possibilità di ottenere una fragile resign ogni 10 livelli a partire dal livello 5. In sostituzione dei minerali di rafforzamento mistico, che sarebbero comunque i materiali per rinforzare le armi che c'erano originariamente. Questo non cambierà la quantità totale di minerali che si possono ottenere attraverso il Battle Pass, quindi magari verranno ridistribuiti in maniera diversa, visto che ogni 10 livelli avremo comunque la fragile resign, possibilmente Ok, scusatemi, mi era saltato l'audio per un attimo. Stavo dicendo che appunto verranno reworkati anche i Battle Pass, dove non avremo una quantità inferiore praticamente di cristalli che ci permetteranno di potenziare le nostre armi, ma sicuramente verranno distribuiti in una maniera diversa
proprio all'interno del Battle Pass. Quindi, ah no, proprio c'è scritto, saranno invece distribuiti tra gli altri livelli. Ok, scusatemi, non l'avevo letto l'ultimo rigo, però effettivamente era la soluzione più logica, quindi ridistribuire un po' i materiali per dare la possibilità, di dare dei premi in Fragile Resign. Questa è un'ottima cosa, perché avere la possibilità comunque anche di conservarseli. I pezzi di Fragile Resign, magari per le settimane dove bisogna fare i boss, dove bisogna fare magari il farming, dei materiali di ascensione per i personaggi, che quelli a quanto pare non verranno cambiati, quindi resteranno sempre 40 resine da dover utilizzare necessariamente, che sono molto interessanti. L'unica domanda che mi viene in mente è adesso, cosa ne faranno della resina condensata? Perché cioè, forse non consumeremo resina originale e dobbiamo consumare solo resina condensata? Non lo so, mi sembra strano. Perché per i boss, sia settimanali che della mappa, è inutile la resina condensata. Quindi per cosa dovremmo utilizzare se levano la resina, cioè se levano la resina originale dai dungeon o la resina originale anche dai ley line, come faccio io a utilizzare la resina condensata? Cioè, dove la vado a utilizzare la resina condensata? Questa è la domanda. O cambieranno magari il metodo? Non lo so. Bisognerà vedere effettivamente cosa si inventeranno. Perché ci ho pensato così e mi è venuto un attimo una lampada. Mi si è accesa la lampada. Quindi non lo so. Potrebbe essere un'idea geniale. Ma da un lato devono risolverla quest'altra cosa. Comunque, va bene. Direi che questa comunque è una grande notizia. È una notiziona. Non vedo l'ora effettivamente di vedere come cambierà ancora il gioco. Già. Col fatto di poter farmare i dungeon in maniera consecutiva mi hanno dato una grande mano. Figuriamoci addirittura qui, con addirittura i dungeon da poter rifare comunque più volte. Detto questo, spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi update. Fatemi sapere in generale cosa ne pensate di tutta questa situazione che si andrà ad aggiornare nella versione 1.3. Io già sto in hype, sia perché mi potenzieranno Zhongli e sia perché mi daranno tutta quest'altra bella robetta che sinceramente mi interessa parecchio. Quindi sono molto 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 soddisfatto. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che al solito vi sia stato utile e noi come sempre ci becchiamo con un prossimo video o con una prossima live. Bye bye!